solo di una storia in questi giorni, però, Davide, non la 18. Cioè, sono appassionato alla vicenda del bordello delle bambole a Torino, lo sai, no? Ne ho parlato più volte, eccetera. No, ho scoperto una cosa che tu non sapevi, forse ti fa ripensare. Sei stato molto morbido su questa cosa qua. Non hai condannato l'altro giorno quella che organizza tutto, eccetera. No, ma lo sai che condannare un'attività non ha nulla di illegale. Lo sai che all'interno di questo bordello, in realtà non del bordello, se tu vai sul sito di questa associazione che ha creato le bambole, vabbè, vai per curiosità anche, no? Un sito che si chiama Lumi Dolls, che è in Spagna, addirittura vendono in alcuni bordelli per le bambole in Spagna e in America, sono anche a disposizione del cliente delle bambole incinta. È una cosa incredibile, c'è una bambola incinta, ti giuro, cioè c'è una bambola di una donna incinta, è in vendita a $1,745. Ma cosa ci fa uno? Ma che, perché? Ma che, perché ci sono persone a cui piace evidentemente avere rapporti, sì, con una bambola incinta, perché evidentemente hanno questa fantasia sessuale. Non stupiamoci poi di quello che accade nel paese, non stupiamoci. Allora, ripeto, $1,745, è alta 158 centimetri, cioè 1,58 m, pesa 36 kg, poi c'è scritto sempre, se uno lo vuole comprare, ripeto, $1,745 nel sito Lumi Dolls, c'è scritto holes, cioè dire buchi, e c'è scritto bocca, vagina e ano, ti giuro, c'è scritto così, buchi a disposizione, e poi c'è scritto our girls, cioè le nostre donne non hanno mai un mal di testa. Dicevo, questa la trovo eccezionale, cioè le nostre donne non hanno mai un mal di testa, cioè che è proprio quella la cosa che dicono le femministe sulla riduzione del corpo delle donne a merce, l'oggetto del corpo delle donne. Questo beh, è messo no, nero su caso. È nero su bianco, queste sono proprio degli oggetti, proprio le nostre donne non hanno mai un mal di testa. Allora abbiamo con noi Mario Dinolfi. Mario, come stai? Ciao, buonasera a voi. Bene, ben ritrovato. Senti, ma bisogna chiudere pure questo bordello delle donne oppure possiamo essere un po' più moderati in questo caso, lo possiamo lasciar sopravvivere secondo la tua visione? No, questo lo chiudiamo subito, direi, no? Cioè, facciamo subito un'opera di sanità mentale, perché mi sembra che ci sia un problema di impazzimento, come al solito all'italiana. Noi non facciamo la droga libera, facciamo il negozio della droga light, non facciamo la casa chiusa, facciamo la casa chiusa delle bambole. Beh, facciamo stupendo. questa versione ipocrita del male, che sempre male è, ma anche il cos'è grottesco. Quindi insomma, francamente, le ragioni di chiusura, al di là della visione etico-morale, sono proprio scusa, se uno mentale. Mette sì, d'accordo, sanità mentale, però se uno mette in piedi un'attività economica legale in cui ci sono delle donne finte, non come dici tu, delle donne vere sfruttate in un bordello, cosa per cui io sono d'accordo, come sai, invece, ma che male fa? Qual è il punto? È quello il problema, che tu, passando dalla vicenda donne oggettivizzate come bambole, arriverai tranquillamente a dire, come hai appena detto, che male fa se invece della bambola c'è la donna vera? Che vabbè, male, ma quello qual è il problema? La dimensione è proprio farsi la domanda: c'è del male? Vabbè, ma questo è il punto di domanda. Ma ecco, sono bambole, sono silicone quella se roba là. Se uno si pone questo punto di domanda e poi si dà una risposta, la tua risposta è: non c'è niente di male, neanche se c'è la donna vera, oggettivizzata. La mia risposta è: c'è di male. E dunque ogni passaggio che mi conduce verso quella tua risposta lo considero pericoloso e cerco di evidenziarne l'elemento. Io non trovo niente di male una bambola, però tu proibiresti il fatto che ci sia un posto dove uno va a fare sesso con le bambole? Guarda, noi ci siamo candidati come Popolo Femminile anche a sindaco di Torino e abbiamo preso lo 0,50. Vabbè, questo mi pare no? Non abbiamo vinto. Se avessimo vinto, con la fascia tricolore, il nostro candidato sindaco, che era diventato sindaco, in quel caso sarebbe andato a chiudere quel luogo per ragioni di ordine pubblico. Di ordine pubblico, quattro per stronzi che vanno lì a scopacco le bambole. Marie, Mi sembra peggio di così, non posso neanche immaginarmi. Cioè, Marie, non ho capito. A Torino hanno fatto anche l'asilo per adulti, gli mettono il pannolino. Ci deve essere un'aria strana a Torino. Ma ho capito, ma ognuno però, scusami, se non c'è... Ognuno fa quello che gli ma pare. No, ma non è che ognuno fa quello che vuole. Ma in questo caso, scusa Mario, ma d'accordo, questo lo so che siamo distanti, però Mario, la cosa fondamentale è che lì, adesso, questa bambola col pancione può fare schifo naturalmente. Ma è una cosa orrenda. Beh, ma è una cosa capricciante.
ho capito, ma guarda, no, ma scusa, ma Davide fino all'altro giorno ha detto che andava bene, mo la bambola col pancione non va bene. No, ma non lo fa, la trovo stupida e raccapricciante, ma non lo è che io non lo chiuderei. Cioè, ovviamente non lo chiuderei, perché non c'è sfruttamento umano lì, non c'è sfruttamento della donna, c'è stupidità. Ma scusa, non ho capito, perché secondo te la bambola, queste cose qui incitano alla violenza, allo stupro, queste bambole? No, questo non credo. Davide dice, vabbè, la bambola fa niente. Poi arriva la bambola incinta e Davide comincia a dire, raccapricciante. Il tema percorso, è ovvio, perché... Ma non ho capito, la violenza, porta alla violenza, allo stupro, questa roba qua. Fermi subito, dice, guarda, ma quelle bambole, per favore, qui non si fa. Perché? Perché l'ho deciso come autorità pubblica. Ma questo in Iran succede, dai, su. No, in molti paesi. Ma in Iran è la cosa delle bambole, dai. Si pensa che è meglio che non si faccia. Sì, ma non ho capito, è un incitamento a una violenza, la cosa del genere. Questa roba qua, sicuramente è un incitamento a considerare la donna un elemento oggettivizzato, cioè un oggetto. È una delle tante cose, come la pornografia. Nella pornografia io non tocco fisicamente la donna che sto oggettivizzando. Cioè, secondo te, per esempio, uno come Rocco Siffredi dovrebbe essere persona non grata in Italia, cioè non è un mito italiano Siffredi. Io penso che Rocco Siffredi, che ragiona ogni tanto, l'ho visto intervistato da un prete, pensa un po', allora? Può pensare che rendere una donna perennemente un oggetto, una merce da scambiare sul mercato sia un male. Secondo te è un male, Siffredi? Cioè, rappresenta come modello, è un male? Cioè, non lo farei? Cioè, lo considereresti persona non grata in Italia? Io spero, siccome non esistono leggi per poterlo perseguire, non è perseguibile, ma spero che smetta di smerciare l'essere femminile. Ma dovrebbe smettere, cioè, secondo te andrebbe punito, dovrebbe in qualche modo? Dovrebbe chiudere con il porno. Ma lascialo decidere a lui, no? Ma infatti lo decide lui, io non punto una pistola. Cioè, secondo te ci vorrebbe una legge che punisce Siffredi per quello che fa. Come è noto, io ho proposto, perché l'ho proposto come Popolo della Famiglia, di avere un blocco sui siti. Vabbè, quello lo so, il blocco. Vabbè, quella è un'altra cosa, però. Che non permetta in Italia l'accesso ai siti pornografici. Cioè, tu non lo farei, lui abita in Ungheria. Io limiterei significativamente il business di Rocco Siffredi attraverso questo. No, ma d'accordo, Siffredi, che sta in Ungheria a produrre film porno, che per te è una cosa tremenda, eccetera, e fosse te lo bloccheresti, se tu governassi l'Italia, ti bloccheresti l'ingresso in Italia? Vorrei che non fosse, che i suoi prodotti non fossero in alcun modo. No, ma lui come persona in Italia, a lui chiederei di cambiare mestiere o di non tornare in Italia. Non tornare in Italia, ma che è? Ma persona, cioè, è una specie di riabilitazione. Senti, voglio capire una cosa. Male, ma tu i sex non cioè persona male. Non grata in Italia. La sua capacità di convertirsi. Vabbè, se anche lui ogni tanto ha detto che vuole smettere di fare porno. Ha dichiarato che smetteva proprio, ecco, io non vorrei conseguenze. Scusami, ti voglio chiedere una cosa, ma il...